ancora di sedare i tempi. Abbiamo fatto due partite in 5 minuti. Dobbiamo ancora farne vedere 6 e desidererei far vedere anche qualche immagine del big match Bari-Pisa della Serie B. Passiamo a Napoli. Successo della Roma per 2-1. Luigi Necco, ecco in linea. Successo della Roma che è al quarto risultato utile in 4 partite, cioè 7 punti in 4 partite. Caro Vasino, ecco, Rondo Vasino, torniamo qui a Napoli. E la Roma ha fatto poco, però quel poco che ha fatto era concreto. Il Napoli invece non riesce a essere concreto, né incisivo e nemmeno fortunato. Prima azione, vediamo De Vecchi che indovina un bel cross per Maradona, ma Caffarelli non aggancia. Naturalmente Oddi riesce a liberare in tempo. E qui siamo al 12esimo, un bel tiro di Ancelotti che passa al lato della porta del Napoli. La partita nel primo tempo era partita del Napoli. Azione scandalo, Maradona fugge, atterrato in area, è rigore? No. Tira Caffarelli, segna, ma l'arbitro che aveva detto che aveva convalidato il gol, poi va dal guardaline e rileva un fuorigioco di Caffarelli. Roba per la moviola, stasera ce ne sarà da parlare. E come vedete, su azione poi si è reso Falcao, che non si è mosso molto, riesce anche a segnare. 1-0, anzi 0-1 per la Roma. Il Napoli va all'attacco, al 46esimo, e Bertoni, sul suggerimento di Maradona, che segna il pareggio del Napoli. 1-1. I napoletani cominciano a essere nervosi, anche la squadra si è deconcentrata. Maradona, secondo tempo, tenta il successo personale, non vi riesce. Comunque è suo il merito di tutti gli spunti intelligenti e incisivi del Napoli di oggi. Anche questo cross per Bertoni, che non riesce a indovinare la porta. Ma eccoci all'altro piccolo scandalo, cioè su tiro di Nela, De Simone e Marino procurano un'autorete al povero Castellini. 2-1 per la Roma. I napoletani soffrono, cominciano a preoccuparsi, non vedono via di uscita, né vi riesce Marino su questo suggerimento di De Simone. Che cosa dire alla fine di una partita che Napoli non voleva assolutamente perdere? Bisogna dire che i pessimisti hanno contestato Marchesi. Gli ottimisti chiedono a Napoli che va a Torino il regalo di Natale. Arrivederci.